Oggi preparo con voi questa meravigliosa pasta con crema di zucchine e speck. Facciamola insieme. Iniziamo. E allora, dopo averle lavate, togliamo le estremità alle zucchine, le tagliamo grossolanamente. Mettiamo da parte. Tagliamo grossolanamente anche un po' di cipolla e ci spostiamo sui fornelli. In padella mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, mettiamo le cipolle e a fiamma vivace le facciamo rosolare per un paio di minuti. Appassita la cipolla, mettiamo le zucchine. E facciamo rosolare sempre a fiamma vivace per altri 5-6 minuti. Passati 5-6 minuti, aggiungiamo 2 mestoli d'acqua e facciamo cuocere per una quindicina di minuti. Benissimo, ora trasferiamo nel bicchiere del mini beamer le zucchine. Mettiamo anche un po' dell'oro liquido, lo mettiamo il sale, un po' di pepe o peperoncino, qualche cucchiaino di grana o di parmigiano, poi mettiamo ancora un goccio di liquido e frulliamo. Ecco qua. Ora tagliamo a pezzetti piuttosto piccoli lo speck, poi filo d'olio in padella, mettiamo lo speck e a fiamma bassa lo facciamo abbrustolire. Adesso, visto che l'acqua bolle, la saliamo. L'acqua vi sembrerà sporca, ma in realtà è perché ci ho pulito il mini beamer. Mettiamo a cuocere la pasta e quando la pasta sarà a buon punto, uniamo parte della crema di zucchine allo speck. Teniamo a fiamma bassa, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura, mescoliamo. Un minuto prima della fine della cottura trasferiamo la pasta in padella, ci portiamo con noi come vedete anche un po' d'acqua di cottura e mescolando e facendo saltare la facciamo finire di cuocere, di insaporire bene bene. Benissimo, adesso spegniamo la fiamma, parmigiano o grana. Perché no? Per un sapore più deciso ci va bene anche il pecorino. Ultima mescolata. Sentite che crema. E andiamo ad impiattare. Guardate qua. Fatemi assaggiare con voi questa delizia. Pezzettino di speck. Mamma mia, fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.